Questa mattina nell'aula Bellieni dell'Università di Sassari si è parlato della nuova programmazione relativa ai posti in medicina e chirurgia. Il piano regionale sanitario ha stanziato 11 milioni e mezzo di euro per far fronte all'emergenza sanitaria e trovare una soluzione alla carenza di personale medico, finanziando discipline carenti o addirittura assenti. Si tratta di strategie mirate rivolte a branche che hanno un impatto notevole sulla sanità, come per esempio il caso di chirurgia pediatrica. Infantile sarà presente anche a Sassari. L'Accademico del Consiglio di Amministrazione la settimana scorsa ha deliberato e ha dato il via libera a sei bandi più tre di professori ordinari e associati che vanno a coprire le esigenze principali della facoltà di medicina del Dipartimento di Area Medica. Sono due posti di neurochirurgia, due posti di chirurgia pediatrica, due posti di pediatria. Con nostre risorse, queste sono state finanziate con risorse regionali. Invece con nostre risorse bandiremo altri aggiuntivi, tre posti, uno di gastroenterologia, uno di oculistica. Quindi andiamo a coprire tutto il fabbisogno reale dell'area medica. Oggi noi stiamo programmando il futuro, perché se noi non formiamo nelle università gli specialisti, domani non possiamo lamentarci che non ce li abbiamo. Quindi la Regione Sardegna, che si è fatta carico di un problema importante, ha finanziato recentemente per 11.250.000 euro in 15 anni la Università di Sassari. Voglio sottolineare che non esiste in questo momento in Sardegna nessuna scuola e nessuna struttura di chirurgia pediatrica e di neurochirurgia. Sardegna in prima linea si è posta il problema e ha finanziato l'università, in questo caso di Sassari, ma abbiamo per altri posti finanziato anche quella di Cagliari, per fare programmazione e fare in modo di formare nuovi specialisti.